Da strade e marciapiedi a beni monumentali, dal verde pubblico alla pubblica illuminazione. Sono solo alcuni degli interventi in programma del Comune di Ferrara relativamente al piano 2021 delle opere pubbliche. Abbiamo scelto volutamente di fare una conferenza stampa per rendere trasparente quelle che sono state le scelte amministrative durante l'ultimo bilancio di previsione 2021-2022-2023 per quello che riguarda il piano investimenti un piano investimenti che cuba 132 milioni eh, di euro tra i lavori che sono in corso e i lavori che sono eh, da appaltare da qui al prossimo anno. Credo che sia una scelta importante, vogliamo continuare a investire su questo territorio co in, con un, in un senso che parte dal centro della città ma arriva fino a tutte le nostre periferie. Chi avrà modo di andare a vedere il, il piano investimenti vedrà che nessun territorio è stato lasciato solo. La, tra frazioni e centro, bene o male, le risorse messe in campo eh, sono equilibrate e credo che sia un toccasana anche per tutto il sistema artigianale, edile, eh, di lavoro della nostra città e della nostra provincia. La presentazione, introdotta dal sindaco Alan Fabri è avvenuta in una conferenza in Sala dell'Arengo della Residenza Municipale, dove l'assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi ha evidenziato nel dettaglio le iniziative in programma. Due sono i filoni principali sui quali ci muoviamo, sono sostanzialmente il decoro e la manutenzione. Decoro e manutenzione per una città importante come Ferrara, città patrimonio dell'UNESCO, e questi due filoni vanno poi declinati nelle varie macro aree del nostro intervento. Quindi si passa dai beni monumentali, per i quali occorre naturalmente un'attenzione particolare, alla manutenzione, alla manutenzione di strade, di marciapiedi, alla sicurezza nelle scuole. Abbiamo Abbiamo messo in bilancio delle cifre molto importanti per la sicurezza dei luoghi dove vanno i nostri ragazzi a passare, a passare molto tempo. La sicurezza si, si concretizza anche negli importi messi a disposizione per la manutenzione dei ponti, un lavoro silenzioso e spesso poco appariscente ma, ma quanto mai utile. Importi rilevanti sono anche stati messi quest'anno in aggiunta per il verde pubblico. Abbiamo investito qualcosa come 1 milione e 3 in più, portando a 4 milioni l'importo complessivo dell'intervento per mantenere il verde pubblico a Ferrara. Migliorare il patrimonio della città di Ferrara sotto tutti gli aspetti è l'obiettivo che si è posto il dirigente del settore Opere Pubbliche Luca Capozzi abbiamo individuato dei canali sostanza di finanziamento e dei capitoli di finanziamento in modo tale da poter in qualche modo garantire un livello di manutenzione congruo con l'importanza con attuale del comune di Ferrara. E quindi diciamo così c'è stato anche un incremento di fondi dedicati per gli interventi che cercheranno di garantire un livello manutentivo superiore a quello degli anni passati. Accanto a questo ci saranno dei fondi dedicati a interventi di riqualificazione, a messa norma, a norma e restauro, proprio per fare in modo di migliorare il nostro patrimonio sotto tutti gli aspetti.